Dopo il dossier presentato circa l'emergenza incendi in Campania, la compagine politica dei Verdi fa il punto circa la propria presenza nelle varie amministrazioni locali. Rappresentata in ambito regionale dal consigliere Francesco Emilio Borrelli, le ultime amministrative, tenutesi a cavallo tra la primavera e l'estate, hanno visto crescere la rappresentanza verde, quotandola tra i maggiori partiti presenti nelle varie amministrazioni locali in regione del centro-sinistra. Ascoltiamo il vice sindaco di Pozzuoli, Fiorella Zabatta. I Verdi hanno ottenuto un ottimo risultato in tutta la regione Campania, siamo sul 5%. Pozzuoli ha rappresentato la punta di diamante di questo ottimo risultato, perché abbiamo raggiunto, grazie al lavoro dei Verdi sul territorio, grazie ai nostri due eletti Paolo Tozzi e Lidia De Simone, l'8%. È una terra interessantissima anche dal punto di vista dell'ambientalismo, per questo viene molto sentito da parte dei cittadini. I nostri hanno fatto un ottimo lavoro e il risultato elettorale premia l'ottimo lavoro fatto sul territorio, così come in altre zone della regione Campania, perché i Verdi in Campania stanno riuscendo ad avere numerosi assessori nelle varie giunte comunali, e questo per noi è importante perché intendiamo portare avanti quelle che sono le politiche ambientaliste e i temi propri dei Verdi anche all'interno delle amministrazioni comunali.